Più di 100 anni fa, agli inizi del Novecento, esisteva già un servizio di streaming musicale telefonico. Si chiamava... Ciao Strimpellari, siete pronti a viaggiare nel tempo? La musica è una potente macchina del tempo. È capitato di sicuro a tutti di rivivere magari un ricordo ascoltando semplicemente poche note di una canzone. Un'esperienza quotidiana scontata, ma se ci riflettiamo bene non è così banale. Comunque non è questo il viaggio del tempo di cui parleremo ora. Sarà qualcosa di ancora più pratico, di più comune, di quotidiano, ma sicuramente meno romantico. Non riguarda cosa ascoltiamo, ma più che altro come lo ascoltiamo. Solamente il semplice gesto di come ascoltiamo oggi la musica ci proietta nel futuro. Un futuro impensabile solo 15 anni fa. Una startup innovativa, più che una promessa, una speranza, oggi è diventata il segmento del music business che è riuscito a riportare in positivo i bilanci della discografia. Sto parlando dello streaming. Oggi lo streaming musicale è ormai il dominatore assoluto del mercato. I dati che lo confermano anno dopo anno sono tantissimi. È visto da molti però come il male assoluto. La maggior parte degli artisti affermano che gli introiti dello streaming non sono neanche da considerare nel bilancio della propria attività musicale. A meno che ovviamente non ti chiami Metallica, AC/DC, Bruce Springsteen, eccetera eccetera. Io personalmente sono abbastanza d'accordo con questi artisti, anche se personalmente non ho un'esperienza di diretta in tal senso. Non sono un artista, ma conosco e parlo con una marea di artisti, di musicisti che veramente vivono di musica propria, a qualsiasi livello. Ma sentite qua, non vi snocciolo ora un elenco lunghissimo di numeri, ma il 2021 è stato uno degli anni migliori per l'industria discografica. E il 65% dei ricavi a livello mondiale, parliamo di 16 milioni di dollari, arrivano da servizi di streaming. E incredibilmente l'Italia è tra i paesi con la media superiore a livello globale. Generiamo ogni settimana 1 miliardo di stream. Il tempo speso da noi italiani per ascoltare musica è più di 19 ore settimanali e il 45% viene da abbonamenti premium. Il numero sarà addirittura il 57% per gli utenti tra i 16 e i 24 anni. E durante la pandemia è anche aumentato molto il numero del pubblico adulto che ha iniziato ad ascoltare musica tramite le piattaforme di streaming. E stiamo parlando di quella fetta di pubblico che ha vissuto il cambiamento epocale iniziato oltre 20 anni fa, ai tempi di Napster e della pirateria illegale che aveva letteralmente dimezzato gli introiti del settore. Napster, 45 minuti per scaricare una sola canzone con una lentissima connessione a 56k. Mi ricordo che quando avevo provato a usarlo circa nel 2000, lo ammetto, purtroppo anch'io quando ero alle medie ho utilizzato questi servizi, anche se comunque la musica che veramente mi piaceva ce l'avevo tutta in CD originali. Comunque all'epoca ero riuscito a scaricare 2 canzoni in una settimana con Napster, perché mio padre non mi lasciava troppo tempo per stare connesso a internet, primo perché si pagava rispetto al tempo in cui stavi connesso, e in più finché stavi connesso era bloccata la linea telefonica. Assurdo pensarci adesso. Comunque dopo quelle 2 canzoni che ho scaricato praticamente già sembrava che stessero cominciando a chiudere. Comunque, tornando all'inizio di Napster, oggi potrebbe veramente essere l'inizio di un film horror, fa veramente paura pensarci. Totalmente illegale, ma allora ascoltare musica era davvero un altro mondo. Per ascoltare un disco dovevi comprarlo, uscire di casa e entrare in un negozio di dischi, e per ascoltare musica gratis c'erano poche soluzioni. La modalità legale era farsi prestare un CD, una cassetta o un vinile. La modalità illegale era duplicare quella cassetta, duplicare il CD o il vinile. E poi c'era la modalità paziente e parzialmente illegale, diciamo, che era ascoltare la radio in attesa che arrivasse la canzone che ci interessava per registrarla magari su una cassetta. L'upgrade poi di questa cosa del registrare dalla radio fu quella di registrare le videocassette con i video trasmessi da MTV, anche perché all'epoca YouTube era ancora sopra la fantascienza. E poi arrivò internet, in seguito arrivò Napster e tutto il mondo cambiò per sempre.
Ma perché scaricare musica illegalmente prese talmente tanto piede da provocare un tracollo della discografia mondiale? Semplice, perché potevi avere gratuitamente ciò che all'epoca costava veramente molto. A metà degli anni 90 un CD poteva costare anche tra le 30 e le 40 mila lire, che potrebbero essere i 15-20 euro di oggi, forse anche 30. Per possedere 45 minuti di musica dovevi pagare quella somma. Tanto che mi ricordo che c'erano degli artisti italiani che dicevano: io pubblico solo dei singoli perché le persone che mi ascoltano non hanno la possibilità di spendere tutti quei soldi per un album intero. Ed ecco l'importanza che aveva leggere pagine e pagine di recensioni, seguire i programmi preferiti alla radio o nella Jurassic MTV, giusto per avere la possibilità di fare la scelta giusta. Oggi anche qui su YouTube puoi ascoltare tutto quello che vuoi in un click. E le piattaforme di streaming sono tantissime. Prendiamo la più famosa, Spotify. Legalmente e gratuitamente puoi ascoltare tutto quello che vuoi in cambio di un po' di pubblicità ogni tanto. Oppure puoi sottoscrivere un abbonamento di 9,99€. Se è ancora così, al mese e non hai la pubblicità, il che è letteralmente un sogno per chi come me macinava 56k negli anni 90 per riuscire ad ottenere quella musica lì. E quindi oggi pagare 15 euro per 45 minuti di musica è letteralmente follia, roba proprio da collezionisti. Ora, è molto semplice crearsi una cultura musicale, poter ascoltare anche solo per curiosità un brano o un album intero, e senza dover spendere soldi per poi magari pentirsene. Invece di collezionare dischi, abbiamo playlist piene zeppe di album, di brani che ci siamo scelti noi e li abbiamo collezionati a livello digitale. Salviamo migliaia e migliaia di ore di musica sapendo che probabilmente non avremo mai il tempo fisico per poterla ascoltare interamente. È tutto così facile, veloce, semplice, bastano pochi tap sul cellulare. Per qualcuno però queste che sono cose forse positive per l'ascoltatore è anche l'aspetto negativo di tutto questo nuovo sistema di ascolto. Perché diamo meno importanza all'ascolto di qualità, ascoltiamo un po' tutto e ci affezioniamo a poche cose. Anche se in realtà, quando penso alla mia esperienza, per esempio, mi viene in mente che alla fine il numero di album a cui mi affeziono e che macino e che ricordo veramente a memoria, alla fine nell'arco di un anno sono sempre gli stessi. Quello che è cambiato è solo la quantità di musica parallela che ascolto, magari solo per curiosità, solo per svago, eccetera, eccetera. Però alla fine anche prima succedeva poche volte in un anno che veramente mi invaghivo di un album e succede ancora adesso. Però questo ovviamente è solo la mia esperienza personale e sicuramente non vuol dire che deve essere così per tutti. E tra l'altro io sono nato con il vecchio sistema e quindi bisognerebbe vedere chi è nato con il nuovo sistema già da subito come si comporterà a livello di tipologia e modalità di ascolto della musica. Bisognerebbe capire anche questo. Tutta la musica che vuoi ascoltare sul tuo telefono. Sarà anche smart, ma è pur sempre un telefono. La musica in streaming è stata una delle più grandi rivoluzioni ed evoluzioni del music business dei giorni nostri. Ma a dire il vero, non è stata la prima volta che si è pensato di trasmettere della musica dal telefono. Più di 100 anni fa, agli inizi del Novecento, esisteva già un servizio di streaming musicale telefonico. Si chiamava Telharmonium. Il Telharmonium fu il primo strumento elettrico o elettrofono della storia della musica. Inventato da Thaddeus Cahill intorno al 1987, era una macchina gigantesca, enorme, grande come un vagone ferroviario. Pesava 200 tonnellate e può essere considerato l'antenato dell'organo elettromeccanico Hammond. Era composto da 145 dinamo accoppiate ad induttori per la produzione di correnti alternate,
capaci di variare la frequenza. Le frequenze erano controllate da alcune tastiere addirittura sensibili alla pressione delle dita, quindi proprio come un pianoforte, ma capaci anche di combinare insieme le diverse frequenze e creare effetti sonori che imitavano gli strumenti dell'orchestra. Ma la seconda idea geniale di Cahill fu quella di ideare un impianto di filo di fusione e pensò ad un sistema di trasmissione della musica attraverso la normale linea telefonica. Da qui la nascita del nome teleharmonium, un mezzo di trasmissione del suono, una sorta di Spotify vittoriano. Il teleharmonium sembra quasi una macchina uscita dall'universo steampunk, il movimento artistico e culturale che gioca con anacronismi e tecnologie, immaginando come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima, con città di automobili a vapore e computer meccanici con tastiere in ottone e cuoio. Il teleharmonium fu installato e iniziò a funzionare a Broadway, New York, nel 1906 e funzionava in questo modo: gli ascoltatori chiamavano un centralino che li metteva in contatto con una sorta di stazione radio telefonica, chiedevano all'operatore di potersi connettere e la musica usciva magicamente dalla cornetta del telefono, che tra l'altro poteva essere avvicinata da un grande imbuto per amplificarne il volume. Infatti l'amplificatore elettrico non era ancora stato inventato. Il sistema fu adottato da molti hotel, bar e ristoranti e attirò anche l'attenzione dello scrittore Mark Twain, l'autore delle avventure di Tom Sawyer, per esempio, che si recò di persona per vedere da dove uscisse quella melodia. Ogni volta che vedo o ascolto di nuova meraviglia come questa, disse Mark Twain, devo rimandare subito la mia morte. Non posso lasciare questo mondo fin quando non ne avrò sentite ancora e ancora. Questa fu un'iniziativa che dimostrò già da allora una particolare attenzione verso la diffusione di massa della musica, anche se le musiche trasmesse erano quelle di Bach, Mozart, Chopin e Rossini. Il progetto però non durò molto e il teleharmonium fu dismesso ufficialmente nel 1916 per problemi di natura tecnica. Il sistema telefonico infatti non reggeva il forte sovraccarico di informazioni, creando problemi di servizio. E il gigantesco macchinario nel 1920 fu rimosso dall'appartamento della 39esima and Broadway di New York. La fine del teleharmonium coincise con uno dei mezzi di comunicazione di massa più diffusi, il sistema radiofonico. Una nuova e gigantesca invenzione tecnologica che portò grandi cambiamenti proprio nella storia della musica. All'epoca girare una rotella e poter ascoltare musica deve essere stato qualcosa di veramente incredibile e straordinario. La radio è stata ed è ancora un grande e potente mezzo di comunicazione, ma è stata protagonista anche di un cambiamento di importanza storica e culturale che ha portato alla formazione di un pubblico che dovrebbe essere guidato da un ascolto attivo e consapevole. Forse un po' come accade oggi. Siamo abituati ad avere tutta la musica del mondo gratis o a pochi euro ed è qualcosa di assodato e da cui non possiamo più tornare indietro. È una conquista, una ricchezza senza pari poter ascoltare in qualsiasi momento qualsiasi cosa vogliamo. Ascoltiamo molta più musica, tantissima, anche solo per curiosità, per essere sicuri che magari quell'artista veramente non è proprio di nostro gradimento. Oppure al contrario, per scoprire nuovi artisti su cui non avremmo mai investito dei soldi per comprare un loro disco. Una lunga evoluzione che ha portato l'atto di ascoltare la musica ad essere più importante dell'atto di acquistare la musica. Gli effetti di questa rivoluzione sono stati a lungo studiati sotto il profilo sociologico e culturale. Hanno portato ad un allargamento esponenziale del pubblico, all'industrializzazione del consumo, all'omologazione del gusto e i generi musicali sono diventati espressione di marketing e indicatori di target. Musica come oggetto, come merce, come omologazione sono proprio le tematiche di oggi. Una discussione che però è iniziata molto tempo fa, quasi 100 anni fa. Niente di così nuovo e contemporaneo come potrebbe sembrare. Torniamo ancora una volta back to the future e arriviamo al 1936, quando Walter Benjamin, un importante filosofo, scrittore e critico letterario tedesco, pubblicò un piccolo saggio di critica culturale dal titolo L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Sono passati quasi 100 anni, eppure i concetti sono assolutamente attuali. Le opere d'arte sono sempre state riproducibili. Possiamo creare un falso della Gioconda se siamo dei pittori molto abili, oppure suonare una partitura di Bach, Mozart, Beethoven. La riproduzione tecnica, invece,
in quel periodo era qualcosa di nuovo. Benjamin infatti parla della fotografia. La Gioconda, ad esempio, grazie alle riproduzioni fotografiche, può essere ovunque. Non occorre andare a Parigi per vederla. Oggi, dai nostri computer, cliccando su Google, abbiamo un'infinità di file della Gioconda, anche ad altissima risoluzione, tali da poterne studiare nel dettaglio ogni centimetro quadrato, comodamente da casa nostra. Questa è una conquista importantissima, ma già allora si era attivata una riflessione sulla perdita del magico e dell'unicità dell'opera d'arte. Benjamin la chiama la perdita dell'aura. Andando a lavoro in macchina possiamo ascoltare la quinta di Beethoven o musica black metal, e la scelta sta alla portata di qualche tap sul monitor. Una conquista che possiamo leggere in modo positivo o negativo. E voi come la leggete? In modo positivo o negativo? Fatemelo sapere nei commenti, che non vedo l'ora di leggerli. Come molte cose, ci sono due facce della stessa medaglia. Benjamin parlava della perdita dell'aura, il venir meno del valore culturale dell'opera d'arte. Troppa facilità di fruizione può togliere importanza a ciò che stiamo ammirando o ascoltando. Ma questo, dall'altro lato, favorisce la cultura e avvicina e favorisce la conoscenza alle masse. La palla quindi sta a noi. Dovrebbe cambiare il nostro modo di approcciare alla musica e di capirne il suo valore intrinseco, e passare da un ascolto passivo ad un ascolto attivo. La nostra macchina del tempo ci aveva portato negli anni 30 del Novecento, e da lì torniamo nel nostro presente, con questa lungimirante e futuristica visione dello scrittore, poeta e filosofo francese Paul Valéry del 1934. Come l'acqua, il gas o la corrente elettrica entrano grazie a uno sforzo quasi nullo provenendo da lontano nelle nostre abitazioni, per rispondere ai nostri bisogni, così saremo approvvigionati di immagini, di sequenze, di suoni che si manifestano a un piccolo gesto, quasi un segno, e poi subito ci lasciano. Questo video è stato realizzato in collaborazione con Angela Forin di musicologica.it. Ciao a tutti, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate.